Il presidente Matteo Russo ha appena finita un'ottima stagione per la pallavolo cerignola, un ottimo piazzamento, quarto posto, il migliore in 10 anni di pallavolo cerignola appunto. Ecco, che stagione è stata? È stata una stagione estremamente positiva perché tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti sia sul campo che fuori. Avevamo tanta voglia di far bene dopo diversi anni insomma, di assenza dai palcoscenici della Serie B e credo che tutto sommato alla fine il nostro sia stato un campionato positivo e di cui essere soddisfatti. Ecco, magari c'è qualche rammarico per qualche punto perso per strada, un terzo posto sfiorato, agguantato e poi perso quasi nelle ultime partite. Sicuramente sì, nel senso che potevamo esprimerci meglio soprattutto nelle partite fuori casa dove abbiamo raccolto probabilmente poco con le dirette concorrenti, ma sostanzialmente abbiamo fatto un campionato in crescendo e devo dire che il quarto posto è meritato, considerato anche che abbiamo insomma, affrontato dei roster che ci hanno preceduto con dei budget importanti per la categoria, quindi diciamo tutto sommato il nostro quarto posto è più che meritato e giusto secondo me. Guardando al futuro, a settembre inizierà una nuova stagione, quali sono gli obiettivi, se ci sono novità di mercato, ecco appunto che stagione sarà per la pallavolo cerignola? Allora, gli obiettivi sono sicuramente sempre ambiziosi per noi perché proviamo ad avere una mentalità vincente, quindi vogliamo migliorarci sempre di più e in questo senso stiamo lavorando per la prossima stagione. Alzare l'asticella significa alzare la qualità del nostro lavoro, farlo sicuramente in un'ottica di tipo aziendale, quindi farlo chiaramente in maniera sostenibile. Per la prossima stagione stiamo lavorando, avremo delle novità che secondo me saranno grosse per quello che riguarda il prossimo anno, però sempre con diciamo, la nostra filosofia che è quello di migliorare, crescere e fare sempre bene. Grazie mille Presidente.